Ciao a tutti, ci troviamo a Sant'Eustorgio. La chiesa è intitolata al Vescovo Eustorgio, che noi tutti ricordiamo con grande affetto perché è l'uomo che ha portato a Milano le spoglie dei re magi. In assoluto una delle chiese più antiche di Milano. Lo so, l'ho già detto per la Basilica di San Lorenzo Maggiore alle colonne, però è vero anche per questa. La prima chiesa qui è stata costruita tra il III e il IV secolo d.C. È legata proprio a Sant'Eustorgio, tra l'altro, la scelta del luogo. Eustorgio stava arrivando bello tranquillo col suo carretto, con le spoglie dei magi caricate dietro a Milano. I cavalli, i muli, quelli che erano, si sono fermati proprio qui e hanno deciso di non proseguire. Sant'Eustorgio, che era un uomo mite, ha provato a incentivarli per un po', poi ha detto, vabbè, sapete che c'è? Io la chiesa la fondo qua. Ma questo luogo è estremamente importante per il cristianesimo a Milano anche per un'altra ragione. Alla mia sinistra, su uno degli edifici che sono praticamente sul lato della basilica, esiste tuttora una lapide, una targa, che ricorda come sia in questa zona che San Barnaba, l'uomo che ha portato il cristianesimo a Milano, creò il primo fontanile e cominciò a battezzare per la prima volta nel territorio dell'antica Mediolanum. San Barnaba è molto importante non solo perché a lui è legato anche il nome della località Gratosoglio, e non vi spiego perché questo video deve essere molto molto breve, né perché grazie a lui è nata la festa, o meglio, per ricordare lui è nata la festa del 13 de marzo, e anche qui magari un giorno faremo un video a parte tutto sulle meraviglie di San Barnaba. È importante perché è ripercorrendo le sue orme e camminando di nuovo sulle sue impronte che i vescovi milanesi ancora oggi, per entrare in città e prendere possesso della loro cattedra, percorrono la strada che passa da Porta Ticinese. Lo ha ricordato il cardinal Martini qualche anno fa, come ha ricordato che proprio per questo motivo una sosta a Sant'Eustorgio è praticamente d'obbligo. Ora, millenni di cristianesimo milanese si incrociano in questo luogo. È una chiesa molto particolare che conserva per l'appunto le spoglie dei re magi, o almeno una parte. Questo perché una parte? Quando il Barbarossa, sempre lui, distrusse Milano nella seconda metà del XII secolo, lui, Barbarossa, che ci vedeva lungo, trafugò le spoglie dei re magi. Ci sono voluti secoli e secoli di trattative e di scongiurare i tedeschi in ginocchio per farcene ridare almeno una parte. Una parte delle spoglie dei magi sono tornate, sono conservate in una delle cappelle laterali di questa basilica, entrando in fondo a destra dell'altare. Il fatto che questa basilica abbia conservato in qualche maniera, ancora oggi conservi una parte delle spoglie dei re magi, è testimoniato anche dalla punta del campanile. Normalmente nelle basiliche, nelle chiese, nelle cattedrali c'è una croce o qualcosa comunque di attinente sulla sommità. Qui, come vedete, c'è una stella a otto punte. La cometa che i magi seguirono per arrivare alla mangiatoia, come ricordiamo ogni volta che il 6 gennaio, perché i magi nel presepe non li dovete mettere quando lo fate alla vigilia di Natale, come ricordiamo ancora oggi nel presepe. Sant'Eustorgio è uno dei tre luoghi più importanti della religione cristiana a Milano. In un ordine gerarchico viene subito dopo il Duomo, che è la cattedrale, e Sant'Ambrogio. Era nel Medioevo una chiesa importantissima. Pensate che la Darsena era conosciuta nel Medioevo come il laghetto di Sant'Eustorgio. È sorta su quello che era un cimitero paleocristiano, ma che esisteva già anche prima dell'arrivo dei cristiani. Infatti ci sono sia tombe pagane che tombe dei primordi del cristianesimo. E se pensate che i cristiani all'inizio della loro storia, essendo perseguitati, solevano radunarsi nelle catacombe, ci sono ottime possibilità che questo sia stato in assoluto uno dei luoghi in cui il cristianesimo a Milano ha visto la sua origine. Col passare dei secoli di cose ne sono successe parecchie. Dal punto di vista storico-artistico, una delle più importanti è il contributo che Pigello Portinari, rappresentante della Banca Medici a Milano, ha voluto dare a questo luogo. Ha sponsorizzato, cacciando i Danè, la cappella che ancora oggi porta il nome della sua famiglia, una delle meraviglie della Milano del Rinascimento, per vedere la quale si paga un biglietto a parte. Come potete vedere, adesso che facciamo una panoramica, in realtà la cappella Portinari non fa parte della chiesa originaria, è proprio un corpo a sé attaccato, aggiunto, e per questo anche l'accesso non è lo stesso accesso della basilica, ma si entra dal portale che trovate sulla destra. I Medici avevano aperto una loro filiale a Milano, Pigello Portinari la gestiva, aveva un palazzo meraviglioso di cui non rimane niente. I milanesi, quando l'hanno sventrato, hanno tenuto soltanto il portale che vi aspetta nel Castello Sforziesco e dà il via al percorso nelle civiche raccolte comunali. Che altro dire?
Che altro dire, Angelo? Che altro? Almeno una parola su questa simpatica faccia di marmo va spesa. Questo è Matteo Visconti, detto anche Matteo il Grande, nipote o pronipote, se vogliamo essere precisi, dell'arcivescovo Ottone, che nella seconda metà del 1200 conquistò per la sua famiglia il potere politico, che andava a sommarsi a quello religioso che già deteneva. Poiché, per l'appunto, era un ecclesiastico, l'arcivescovo fece nominare suo nipote capitano generale dal popolo milanese, in modo che il potere rimanesse all'interno della sua famiglia. Possiamo quindi dire che è vero che è stato l'arcivescovo Ottone a conquistare il potere per la sua famiglia, ma è stato Matteo a consolidarlo e non è stato facile, come sapreste se aveste letto un po' di storia di Milano. Comunque, no, non mi è cambiato, no? Così sì, ci siamo spostati, perché provateci voi a girare sul sagrato di Sant'Eustorgio un video sano senza milioni di persone che vi entrano in campo. Comunque, in qualche maniera ce l'abbiamo fatta, vi abbiamo raccontato un pizzico della storia di Matteo Visconti che non fa mai male, e da Sant'Eustorgio è tutto!